Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi, mercoledì 14 aprile 2021. L'ospite di oggi è un ristoratore, lo chiamo così con un mio personale geniale neologismo, essendo mio è geniale di default, nel senso che è un ristoratore, non chef, ristoratore titolare di una aziendina, diciamo così, di cui adesso vi dico, ma insomma, il quale è protagonista quanto i suoi ospiti, nel senso che è depositario anche di tutta una serie di piccoli e grandi segreti, piccoli e grandi aneddoti, avendo un locale a Roma, storicamente, e poi anche a Milano, in cui passano politici, artisti, attori, cantanti, sportivi. Ma non italiani, italiani, politici italiani, Robetta, gli artisti italiani, Pupo, Gigi D'Alessio, adesso con tutto il rispetto, no, stiamo parlando di Nicolas Sarkozy, stiamo parlando di Gheddafi, stiamo parlando di Schröder, stiamo parlando di José María Aznar, stiamo parlando di Bloomberg, dovrei fare un lungo elenco, o di figure quali George Clooney, Brad Pitt, Bruce Springsteen, titolare di questi due ristoranti, non dico neanche il nome per non fargli pubblicità gratuita, ma perché non ne ha bisogno, anche perché, ripeto, lui è noto quanto il suo brand, diciamo così, di cucina emiliano-romagnola, anzi tecnicamente emiliana, anzi tecnicamente bolognese. Ecco, la cucina è quella lì. Poi, lui vale anche perché, quando ci siamo visti ufficialmente per un'altra intervista tempo fa, stava programmando l'espansione dei suoi ristoranti all'estero, a Londra e negli Stati Uniti. Dopodiché è arrivato il Covid. Non solo credo non sia andato né a Londra né negli Stati Uniti, a Miami, ma non riesce neanche a uscire di casa e andare al locale per aprirlo, visto che, come tutti i ristoratori italiani, è alle prese con le norme, i colori, le restrizioni, le aperture, le richiusure, un'infinità di dati, tranne un dato, una data. Dateci una data certa. Buongiorno Alfredo Tomaselli. Eccoci Buongiorno, buongiorno, buongiorno Pietro. qua. Allora, come siete messi come ristoratori in questo momento? Perché, vabbè, lo leggiamo, lo sentiamo, abbiamo visto le immagini, le persone che protestano, le proteste che in qualche caso sono civili e pacifiche e quindi non fanno notizia, ma ci sono. E poi ci sono invece magari gruppetti più risicati che protestano, in cui si infiltrano persone che vogliono cavalcare il disagio sociale e quindi quelle finiscono poi come titoli dei giornali. Come siete messi come categoria, Tomaselli? Malissimo, peggio di così, cioè una cosa così non si poteva immaginare. Chiaramente è una cosa eccezionale, quindi voglio dire, una pandemia non è né prevedibile, all'inizio gestibile in modo normale. Però chiaramente dopo un anno e 3 mesi, un anno e 2 mesi, ci aspettavamo qualcosa di più, perlomeno in termini appunto di programmazione, cioè sapere prima o poi. Sapere con dati certi la data certa, come hai detto tu. Ci diamo del tu perché tanto sennò è ipocrita, ci No, conosciamo. certo. Siamo due sagittari, quindi ci conosciamo per via di Branco. Esatto. Che poi in queste manifestazioni ci siano infiltrati, gente che cavalca il malcontento, come dici tu, sì, d'accordo, ma io li ho visti, non ho partecipato a queste manifestazioni solamente perché non stavo bene e soprattutto perché tu, come sai, faccio avanti e indietro con Roma e Milano per ovvi motivi. Ma io conosco chi è andato e sono tutta gente veramente disperata. Perché non guardiamo i grandi, che i grandi forse, diciamo i grandi nel senso che le grandi aziende avevano qualcosa nel salvadanaio, che adesso è finita anche per noi, attenzione, non possiamo reggere più di tanto. Ma questa è gente che praticamente è una famiglia che vive di ristorazione, magari sono piccoli ristoranti con il padre in sala,
il figlio in sala, la mamma in cucina, sono operai della ristorazione, non sono grandissimi grandi imprenditori con gruppi alle spalle. Questa è gente veramente che non riesce ad arrivare alla fine del mese. Cioè il discorso dei ristori, i ristori non è, cioè, possono, coprono a malapena il 2-3% della perdita del fatturato. Cioè io ho avuto ristori siamo arrivati all'8% della perdita in bilancio, cioè dei soldi che ho dovuto mettere dentro. Immaginiamoci questa gente che chiaramente oltre questo ci dovrebbe essere, fra virgolette, il mio stipendio, perché anch'io ho una famiglia. Quindi la situazione sta diventando drammatica. C'è il blocco dei licenziamenti, bene, c'è la cassa integrazione, bene, ma voi sapete benissimo che un cameriere che guadagna 1.500-2.000 euro al mese, in cassa integrazione prende 800. Lui si era programmato la vita su quei 2.000 euro. Non solo, ma la cassa integrazione non copre né la tredicesima né la quattordicesima del TFR, che sono sempre a carico nostro. Quindi penso che noi dobbiamo stringere i denti, dobbiamo essere civili quando manifestiamo, per l'amor del cielo. Però dall'altra parte devono anche capire che c'è gente che non ce la fa più. Bene, capisco. Intanto sì, sottolineiamo, perché lo so che sembra una giaculatoria sofistica, ma ribadiamolo, perché poi la gente, alcune persone, la gente poi è un'altra categoria che non mi piace, alcune persone non capiscono che la violenza ti mette sempre poi dalla parte del torto, e esatto, quindi esatto. Qualsiasi tipo di manifestazione, per quanto sostenuta polemicamente, no? Cioè a tutela delle proprie ragioni, non deve superare quel confine che ti fa passare nella illegalità. Ma il disagio, l'arrabbiatura, il malcontento, chiamiamolo come volete, è evidente, è corposo nei confronti di una categoria che, tra l'altro, Alfredo, correggimi se ricordo male, ha subito degli stop and go che sono anche abbastanza, cioè gli si è detto all'inizio vi chiudiamo, poi quando riapriremo, a maggio dell'anno scorso intendo, dovrete osservare tutta una serie di norme e indicazioni per mettere in sicurezza il vostro locale, e tutti si sono adeguati, hanno detto se voglio riaprire devo mettere i tavoli a distanza, chi si è inventato il plexiglass e così via. Perfetto. Dopodiché, messi altri soldi in questo, soldi per poter riaprire dopo essere stati chiusi e non avendo un reddito, gli è stato detto ma adesso vi richiudiamo lo stesso. Credo che sia questo alternarsi di acqua calda e acqua fredda, tra l'altro, che vi abbia complicato la sopravvivenza, Alfredo. Esatto, quello che dicevo prima, la non certezza della data, e soprattutto noi non riusciamo a capire come associazione, come ristoratori, perché quando c'è la zona arancione, cioè quando da zona rossa si passa a zona arancione, l'unica cosa che rimane chiusa sono i ristoranti e il bar. Spiegatemi perché. Tutto rimane aperto. Allora, se noi poi, fra virgolette, sono 5 mesi che ci hanno fatto lavorare un mese e mezzo solo a pranzo, cioè capite che cosa vuol dire per un'azienda in 6 mesi lavorare praticamente mezzo mese o un mese solo a pranzo? E perché il virus a pranzo funziona, la sera no? Allora, se sono in sicurezza sia a pranzo che a cena. Io direi, facciamo delle regole severe, facciamole rispettare, facciamo i controlli, ma fateci aprire anche la sera. Volete, non basta un metro? Facciamo 1,5 metri, mettiamo i tavoli fuori. Dicono, ieri sentivo scienziati, virologi, eccetera, politici, eccetera, che dicevano che fuori il rischio di contagio è molto basso, tipo lo 0,1 per 1000, adesso non sono un tecnico. Allora, se fuori il rischio è molto basso, fateci lavorare perlomeno fuori. Adesso, per fortuna, in Italia arriva la bella stagione, apriamo il prima possibile fuori, teniamo i ristoranti chiusi dentro. Certo, ci saranno, e poi
ci saranno i ristoranti che non hanno i tavoli fuori, che fanno? A quelli bisogna dare dei ristori, i ristori devono essere certi. Se vogliamo stare chiusi, bisogna che... Signori, guardate che qui stiamo parlando di un comparto che, nonostante a noi ci chiamino evasori, fattura ufficialmente 90 miliardi l'anno. Quindi su quei 90 miliardi sono veri. E in più, quando ci dicono evasori, ed evaso, i ristori, eccetera, i ristori si prendono sugli fatturati ufficiali, non sulle chiacchiere. Quindi chi ha evaso prenderà meno ristori, chi non ha evaso prende più ristori, è talmente semplice. Ecco, hai toccato un tasto che ti volevo sottoporre, no? Facendo sì. L'avvocato del diavolo e non l'addetto stampa dell'Associazione dei Ristoratori, ma il giornalista, una sì. delle cose che tu sai benissimo, ne abbiamo anche parlato tra l'altro, mi viene imputata. Allora, chi osserva, diciamo così, la protesta, dice, vabbè, ma che protesta non fa? Ah, so evasori, adesso la dico alla romana, Alfredo, no? Ah, sì. so evasori, B, so imprenditori. Quindi nell'esercizio dell'impresa, a norma anche di codice civile, c'è il rischio di impresa. Hai scelto l'attività privata? Hai scelto di fare l'imprenditore? Ti sei aperto un ristorante, ti è andata male, chiudi, sì. riapri quando puoi. All'americana un fallimento non significa la fine del mondo. Ti ingegni, ti arrabatti e riparti. A queste due osservazioni bene. Cosa rispondi? Vabbè, su quella delle tasse lo hai detto, tanto i ristori sono sui bilanci. Ti dico una cosa molto semplice, che oggi la gente il 96%, 97% degli incassi paga con le carte di credito, quindi già da lì capisci. Sul discorso chi se ne frega, intanto sono evasori, io ho 32 dipendenti, quelli vanno per strada. Sul discorso del rischio d'impresa sono d'accordissimo con te, perché io sono massimo liberale sul rischio d'impresa. Ma quando i clienti non entrano nel mio ristorante per colpa mia, non per una pandemia. Se io non sono capace a far entrare dentro i clienti è giusto che fallisca, ma se tu Stato mi tieni chiuso perché forse non hai gestito questa pandemia al meglio, non è colpa mia, quello non è un rischio d'impresa, quella è una bomba che è caduta sul paese. Questa è una guerra che facciamo contro il virus. Cioè, capisci, non regge il discorso del rischio d'impresa. Il rischio d'impresa quando il mercato è normale, non sono capace, Piroso non viene a mangiare da me, dice che si mangia male, benissimo, il ristorante è vuoto e allora cambio mestiere, capisci? Cosa che nel tuo caso, ho detto prima, diciamo, quando, no. quando eri aperto, diciamo così, avevi il problema semmai di mandare, di respingere le prenotazioni. Tra l'altro, ecco, c'è un tema, qualcuno ha detto facciamo anche un sistema di prenotazioni obbligatorie, cioè il ristorante deve avere le prenotazioni, può aprire così. Scusami che ti interrompo, ma io ero già obbligato a prendere nome, cognome e telefono del prenotato, perché in caso di contagi, focolai, tutte queste cose qui dovevamo avvertire tutti, dovevamo avere la lista del giorno, eccetera, eccetera. Questo già c'era e noi già c'eravamo una lista, cioè ogni giorno se tu venivi, devi riservarti, vicino c'era nome, cognome e numero di telefono. Che poi diceva, ma non te l'ha dato falso, e poi non viene perché è maleducato, ma che d'altronde non è che posso fare il poliziotto. Possiamo chiedere i documenti all'ingresso, se la legge ce lo consente, ma non credo, no? Quindi, sì, d'accordo, è un tracciamento, facciamo quello che vogliono. Ci dicano, fate questo e potete aprire. Fate questo, cioè, signori, qui siamo passati dal chiudere a mezzanotte, chiudere alle 11, la sera sì, la sera no, non sanno gestire la movida dei ragazzini e chiudono tutto, perché questa è la verità. I ristoranti hanno riaperto il 18 maggio del 2020, se vi ricordate, ci hanno ridato il permesso. Quando sono risaliti i contagi in maniera esponenziale? Un po' dopo l'estate, che hanno avuto la bellissima idea di riaprire le discoteche, ma pochissimo, perché se voi vedete ci sono dei schemi, si risalgono i contagi quando si riaprono le scuole, non perché a scuola ci si contagia sul mezzo pubblico,
Avete mai visto i mezzi pubblici in questo periodo? Sono uno ammassato all'altro. Il ragazzo va a scuola col mezzo pubblico, si contagia, magari anche asintomatico perché per fortuna è giovane, e porta il virus dentro casa. È talmente semplice. Allora, dovevamo migliorare i mezzi pubblici, potenziare il mezzo pubblico. Non hanno fatto nulla. Guardate dei filmati dei mezzi pubblici oggi a Roma e poi ne parliamo. Beh, abbiamo speso parte dell'estate a parlare dei banchi a rotelle e dei monopattini elettrici, che mi sembrava, no? Surreale, perché poi conoscendo... Il monopattino elettrico, come tu sai, viene usato, cioè quel bonus di 500 euro viene usato chiaramente dall'operaio che col monopattino elettrico va a lavorare a 30 km di distanza, è chiaro, no? Cioè, quella è veramente una legge fatta per la povera gente, capisci? Sì, tra l'altro, scusami, tanto per dire che paese siamo, ricordo, a proposito delle cose che sta dicendo Alfredo Tomaselli, che a proposito degli incentivi a comprare le biciclette, perché quello sarebbe stato l'alternativa, non usate le metropolitane, non usate gli autobus, i taxi, figuriamoci, vi incentiviamo le due ruote, monopattino, bicicletta. Dopodiché non si capiva se bisognava fare lo sconto. Lo dico perché l'ho già raccontato, non si capiva se bisognava avere una fattura o lo scontrino, non si capiva a chi bisognava rivolgersi, perché fino all'ultimo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diceva che non doveva essere il Ministero dell'Ambiente, un delirio, per cosa? Per incentivare il trasporto alternativo, che ci avrebbe salvato dal fatto che il trasporto pubblico poteva essere un veicolo di contagio. Cos'è successo? Niente, che la gente è tornata a prendere la metropolitana e gli autobus, e sicuramente, tra l'altro, a Milano funzionerà tutto meravigliosamente, anzi ovunque. A Roma vi segnalo che se incendia uno o due autobus al mese, che la metropolitana, la terza linea, programmata già negli anni 90, non è ancora stata finita, che le altre due che ci sono funzionano quando funzionano, se uno può entrare nella stazione della metropolitana a Roma, la stazione della metropolitana di Piazza di Spagna, il centro del centro del centro del cuore di Roma, è rimasta chiusa perché non riuscivano ad aggiustare la scala mobile. Ora, esatto. In un paese... c'è un piccolo particolare a Roma, c'ha sette colli. Quindi tu te lo immagini sempre, io dico sempre, magari il mio cameriere che vive sull'Aurelia, che la mattina prende la bicicletta e si fa tutto il discesone, poi il salitone, deve essere uno super allenato. Cioè, io devo prendere solo l'atleti. Cioè, no, non è Milano, che già lì è complicata, ma insomma, capisci? No, mi dispiace. Quindi, ridere così perché sembra che mi faccia gioco di una situazione di crisi, cioè il normale buon senso. Guarda, io allora, le biciclette le vedo solo a Villa Borghese e al centro storico quando è tutta isola pedonale, perché giustamente anch'io la prendo la bicicletta per fare un po' di movimento e vado lì. Non sono così allenato, così bravo da farmi la salita dell'Aurelia per andarmene a Fregene, no? Capisci? Aspetta, adesso ti do un altro regalino. Dimmi. Giusto per me. Magari l'hai sentito, l'hai letto stamattina sui giornali, l'hai sentito ieri, ma quell'organismo geneticamente modificato che si chiama Partito Democratico, che nasce storicamente nel 2007 dall'unione degli ex comunisti, dei DS, degli ex democristiani attraverso la Margherita, si sono messi insieme, hanno fatto il Partito Democratico, poi il Partito Democratico è così unito al suo interno che dopo poco D'Alema, che può piacere o non piacere, disse subito il PD è un amalgama mal riuscito, talmente mal riuscito che in 14 anni hanno cambiato 8 segretari, l'ultimo dei quali Enrico Letta. Alfredo, seguimi bene, pare che ieri ci sia stata una direzione del partito di cui lui è diventato segretario per le dimissioni di Nicola Zingaretti, che se n'è andato dicendo mi vergogno del mio partito, non fanno altro che parlare di incarichi e di poltrone, non una bellissima immagine, ma hanno fatto questa direzione e se ne sono usciti, ascolta Alfredo, ascoltate tutti, con questa proposta: per riaprire tutto aspettiamo che siano vaccinati tutti coloro che hanno compiuto almeno 60 anni.
quando abbiamo messo in sicurezza i sessantenni dai 60 in su, sì, poi riapriamo. Ora io mi chiedo, Alfredo, magari se al PD hanno un pallottoliere, nel senso i sessantenni sono 19 milioni, ai ritmi con cui stiamo vaccinando, se per le riaperture aspettiamo che siano vaccinati tutti i sessantenni, me compreso e pure te compreso, allora, altra cosa, io ieri nella Regione Lazio è stata autorizzata la prenotazione online per il vaccino per chi ha più di 60 anni, chi ha compiuto almeno 60 anni. Io ho compiuto 60 anni, ieri mi sono messo online e ho prenotato AstraZeneca, tra l'altro. AstraZeneca, che oggi si legge sui giornali, il Premier Draghi ha deciso che dal 1 gennaio prossimo AstraZeneca e Johnson & Johnson non verranno più usati. Non perché non siano efficaci, per questioni contrattuali, ma il messaggio che passa, se dal 1 gennaio non verranno più usati, verranno solo usati Pfizer e Moderna, perché intanto io mi devo vaccinare con AstraZeneca? Ma comunque, aspetta, mi sono iscritto alla prima dose e mi hanno dato la data del 4 maggio. La seconda dose, già scritto sul computer, è il 29 di luglio. Perché fra la prima dose di AstraZeneca e la seconda devono passare 12 settimane. Morale, sì, della favola, io che verrò vaccinato a breve, fra 14 giorni, poi devo aspettare fine luglio per essere immunizzato. Quindi, se seguo la logica del PD, tienti forte, tutti i sessantenni, se va bene, saranno vaccinati entro il 31 luglio. E quindi le riaperture, secondo il PD, si potrebbero fare dal 1 agosto in poi. Com'è? Diciamo così, è un progetto balneare, come si dice una volta, dei governi. Ma io non sono sicuro, a questi ritmi non sono sicuro nemmeno che ce la fanno entro luglio, perché poi bisogna vedere se ci sono i vaccini, perché dato che noi abbiamo fatto i fenomeni, i vaccini non li abbiamo comprati, come dicevi tu, abbiamo comprato i banchi a rotelle, abbiamo comprato cose, ma non abbiamo fatto, hanno fatto dei contratti in Europa che sono praticamente degli inviti a darceli, non ci sono penali, non c'è nulla, che ne dicano. Io ho paura che a questi ritmi, speriamo, guarda, io ti dico una cosa, se già ci facessero aprire a maggio, a fine mese, solo a pranzo, ripeto, solo a pranzo, il pranzo fuori, il pranzo fuori o dentro, capacità ridotta, fateci respirare, non fateci affogare, perché non ce la facciamo più. Non parlo solo per me, parlo per tanti ristoratori che conosco, tante piccole imprese della ristorazione che conosco. E poi io chiedo una cosa, io sono un oste, sono un ignorante, ma sono stato a Madrid circa un mese fa. Leggo che Madrid, sul Corriere della Sera, c'è scritto il miracolo Madrid, tutto aperto, i contagi sono come i nostri. Allora io dico, perché a Madrid riescono a fare questo e noi non riusciamo a fare questo? Se lì è tutto aperto anche la sera e ci sono stato, ti dico, sono tutti con la mascherina, tutti distanziati, in certi ristoranti ho visto anche i separatori, tutto quanto eccetera. Allora, se lì che c'è il coprifuoco alle 11, sono passato davanti ai ristoranti alle 9, alle 10, erano strapieni di lunedì, di martedì, perché noi non riusciamo a fare una cosa del genere? Allora vuol dire che non è la ristorazione il primo veicolo di contagio. Studiamo il caso Madrid, cioè, e poi ripeto, in tutti i paesi, in certi paesi del mondo la colpa del contagio è di chi governa, in certi paesi del mondo. In Italia è del cittadino. Spiegatelo. Vero, vero. E se tieni conto di un'altra cosa, tu sei stato in Spagna, ma noi abbiamo avuto ospite qui il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, certo, il quale ci raccontava, ci confrontavamo sul fatto che il governo greco ha detto, siccome siamo pieni di isole e le isole sono mete turistiche molto ambite, cominciamo a vaccinare in maniera militare tutte le popolazioni sparse nei vari isolotti, dei vari arcipelaghi della Grecia, in modo che potremmo dire ai turisti stranieri: venite tranquillamente in Grecia la prossima estate, già da maggio, con il tampone, il passaporto, perché tanto noi saremo già COVID-free.
E Bocca ci diceva: noi qui ancora non sapevamo. Tra l'altro, il paradosso, scusami, è che gli alberghi non sono chiusi, cioè teoricamente uno in albergo ci può anche andare, ma il problema è che siccome non ci si sposta, chi apre un albergo, chi tiene aperto il suo albergo, lo tiene aperto comunque a sue spese. La spese comunque ce l'avrebbe pure se è chiuso, ma in più senza alcun tipo di clienti, perché nel centro storico delle grandi città, da Milano a Roma, Certo. e tu lo sai benissimo perché il tuo esercizio pubblico è a Piazza del Popolo, i turisti, cioè tu rispetto, no, uno era abituato, io sono comasco immigrato a Roma, ma nel centro storico di Roma in qualsiasi giorno dell'anno c'era tantissima gente in giro, per lo più erano turisti. Tolti i turisti, rimangono i romani, ma i romani vanno a passeggio a Piazza di Spagna, a Via Condotti, a Via Frattina, a Via del Corso, a fare che? È questo, se non si capisce che turismo, ristorazione, alberghi, no, sono un motore dell'economia, Mio padre diceva Bo. diceva che noi, cioè chi lavora nel turismo, chi lavora nel Made in Italy, chiamiamolo così, la moda, eccetera, siamo il petrolio dell'Italia, perché all'epoca facciamo entrare valuta pregiata. Perché qua io mi ricordo che arrivano gli americani che pagavano con i dollari, si andava in banca a cambiare questi dollari, si litigava con le banche perché ti davano poco, ti davano tanto, sai? Cose ormai di un altro mondo, perché appunto con le carte di credito. Non c'è più, però comunque noi facciamo entrare valuta pregiata perché quando vengono fuori dalla UE pagano in valuta anche se pagano con la carta di credito, è chiaro, no? Però ripeto, solo noi fatturiamo 90 miliardi. Non so, la moda, immagina, e poi c'è tutto l'indotto, e poi c'è, come si dice, fra virgolette, l'immagine, il brand Italia che è composto da moda, cibo, accoglienza, musei, bellezze naturali, eccetera, eccetera, che fanno venire i turisti. Quindi, oltre quegli 90 miliardi che fatturiamo, ne facciamo fatturare altri. Non so se rendo l'idea. Quando, grazie alla moda, tu vendi, al nostro stile, vendi Prada, Hogan, eccetera, vendono in tutto il mondo. E quelli, ragazzi, è Italia, quello è Made in Italy, per fortuna. Ringraziando Dio, è ricchezza, creano ricchezza questi grandi imprenditori che poi distribuiscono. C'è poco da fare perché, cari signori, quando si vende una Ferrari a 200-300 mila euro, si distribuisce una ricchezza enorme. Ricordatevi che su una Ferrari di 300 mila euro, tanto così per capirci, si pagano 66 mila euro, 66 mila euro di IVA. Quindi già, capisci? Poi immagina quanto paga. Di bollo, di assicurazione, eccetera, eccetera. Quindi capisci il giro di denaro quanto può essere importante. Ripeto, ritornando a Madrid, io sono rimasto allibito. Madrid è pieno di turisti, gli alberghi sono pieni, i voli sono pieni di Liberia, hanno l'aeroporto pieno, stanno attenti, vogliono che tu ti faccia il tampone molecolare tradotto in inglese per entrare in Spagna, quindi lo vogliono. E quando torni, noi italiani vogliamo quello rapido. Benissimo. Il discorso delle isole greche che facevi con Bernabò Bocca è pericolosissimo perché se ci tolgono anche quel poco di turismo interno che ci abbiamo quest'estate, ti saluti, come dicono a Milano. Tutto vero, con questo paradosso che due popoli che sono abituati a viaggiare per diporto, per andare in vacanza, gli inglesi e gli americani, sono tra l'altro quelli che si stanno vaccinando di più, cioè saranno quelli che probabilmente raggiungeranno anche l'immunità di gregge, quindi che si vorranno spostare per andare là dove sarà possibile andare. E mentre gli altri paesi, l'avete sentito, la Spagna, la Grecia, si stanno attrezzando in maniera strutturale, non solo per la prossima, l'imminente stagione, no? Estiva, ma in modo strutturale per le riaperture, noi siamo ancora in mezzo al guado o in mezzo al guano. Tomaselli, Alfredo, grazie di essere stato con noi. Mi ricordi semplicemente da che anno è aperta la tua mensa lì a Piazza del Popolo, a Roma? Allora, la mensa che è no, della mia famiglia è dal 58, ma che è mensa è dal 35. Dal Sempre 35. con lo stesso nome, sì. Quindi facendo i debiti scongiuri entrambi,
puntando sul fatto che saremo vaccinati e che saremo longevi, vabbè, ci vedremo anche prima, diciamo che prendiamo l'appuntamento per il 2035 per festeggiare il centenario di inizio dell'attività della tua famiglia, facciamo così, Alfredo? Sperando che nel 2035 ci facciano aprire almeno la sera. Va bene. Grazie Alfredo, grazie, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo ovviamente. Noi domani ci vediamo con Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati, dirigente di Vaglio, del Partito Comunista prima, poi dei DS e adesso presidente della Fondazione Leonardo, il quale da ex magistrato poi ha anche scritto dei libri, ma non sarà solo questo il tema della nostra conversazione, anche però ha scritto dei libri sullo stato della giustizia in Italia. Allora, grazie Alfredo Tomaselli, grazie a tutti, ci rivediamo domani, voi continuate a seguire come sempre H24 lefonti.tv. Buona giornata.